Esistono tantissime tecniche per poter aumentare l'intensità durante l'allenamento e chiaramente comportare una stimolazione maggiore alla crescita muscolare. Una di queste è quella delle forzate, che spesso e volentieri viene utilizzata in allenamento senza neanche rendercene conto. Ecco, te ne parlerò in questo video, vedremo quando dovrebbe essere utilizzata e quando invece, a mio avviso, non dovrebbe essere utilizzata. Ciao a tutti ragazzi, sono Filippo Pagani di Fisico da Spartano e benvenuti in questo nuovo video. Cos'è la tecnica delle forzate? Beh, semplicemente quando abbiamo raggiunto l'esaurimento e non saremo in grado di completare la fase concentrica, cioè la fase positiva del movimento durante l'esercizio, una persona ci viene in aiuto e ci permette di fare quella ripetizione in più. Quindi quella ripetizione in più è stata forzata perché non l'avresti fatta se non fosse stato per l'aiuto di un'altra persona. Ecco, solitamente è una ripetizione, ma possono essere anche due ripetizioni, dipende dal caso specifico. È una tecnica che serve per andare al 100% ad esaurimento e magari anche oltre. Cosa si è visto? Si è visto che chiaramente è una tecnica abbastanza stressante per il sistema nervoso centrale, e però chiaramente efficace. In quanti dicono, quella ripetizione in più che ti fa fare il salto di qualità, è lì che si vede il campione, quando il muscolo brucia ma tu vai avanti e riesci a fare quella ripetizione in più finale. Cosa c'è di vero? C'è di vero che chiaramente la stimolazione è superiore perché hai fatto ancora più lavoro rispetto a quanto ne avresti fatto con meno ripetizioni, quindi c'è più tensione meccanica, più stress metabolico, specialmente se fai un lavoro a un numero più elevato di ripetizioni, ma come ho già detto è anche particolarmente stressante per il sistema nervoso centrale. Come va gestita? È utile o non è utile? Chiaramente è utile, ma dipende anche da come ti alleni, perché se ti alleni in multifrequenza, chiaramente la tecnica delle forzate dovrebbe essere evitata, perché è particolarmente stancante e da lì a pochi giorni dovrai riallenare il gruppo muscolare, quindi è bene che abbia recuperato. Ma viceversa, se ti alleni ad esaurimento, magari in monofrequenza, chiaramente dovresti cercare sempre di raggiungere l'esaurimento e, se possibile, anche andare oltre, proprio per garantirti una stimolazione necessaria a non renderti poi il tutto deallenante. Perché se alleni il gruppo muscolare una sola volta a settimana, chiaramente dovrai garantirti di distruggerlo in quella seduta. Poi al resto ci penserà la fase di recupero. Quindi, in generale, forzate sì o forzate no? Se ti alleni in multifrequenza, evita di fare le forzate. Se ti alleni in monofrequenza, e soprattutto se hai un partner che può assisterti, allora usa la tecnica delle forzate. È ovvio che il partner di allenamento è un prerequisito imprescindibile per adottare questa tecnica ed è anche una delle ragioni per cui molte persone preferiscono allenarsi in coppia con non pochi vantaggi. Bene, è un video breve ma diretto al dunque. Fammi sapere cosa nei commenti, fammi sapere se ti alleni a cedimento oppure no, se segui una monofrequenza o una multifrequenza. Metti like al video se ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al mio canale YouTube e di attivare la campanella in modo tale da essere avvisato quando caricherò un nuovo video e io ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Volevo solo dirvi che da quando sono entrato a far parte della community di Spartanum Training, posso dire che è stata una delle scelte migliori che potessi fare. Ciao Spartani. Mi domandavo come fosse possibile modificare il proprio aspetto fisico allenandoci solo 20 minuti al giorno. La cosa che è strabiliante è che in 30 giorni il cambiamento è evidente. Allenarsi tranquillamente a corpo libero, come può allenarsi con solo un bilanciere piuttosto che con solo delle manovrie. Innanzitutto grazie per Spartanum Training perché con questo corso veramente sono riuscito ad allenarmi finalmente. Con una certa regolarità. Vedere già risultati dopo 30 giorni allenandoti solo quei 18 minuti al giorno in casa era qualcosa già di sorprendente. Quello che ho notato è stato un cambiamento radicale del mio fisico, cosa che non credevo molto possibile. I risultati sono stati 5 kg persi e parte del mio corpo definito. Ho perso 4 kg, in un mese sono riuscito a perdere quasi 12 kg. Io li ringrazio tantissimo perché nel mio percorso loro mi hanno portato in questo momento a raggiungere uno dei miei piccoli obiettivi, passare dai 102,8 kg al 93,8 kg.
è tutto in un mese e mezzo di challenge solo. Sono riuscito ad eliminare gli ultimi rotolini di grasso. Ho raggiunto i benefici e i risultati che da soli potete vedere. Sono molto contento perché in un solo mese ho visto moltissimi risultati positivi. Innanzitutto ho aumentato massa muscolare e resistenza. Feedback abbastanza positivi più quando riguarda la forza, definizione del corpo. Sono anche, diciamo, diventato più asciutto, soprattutto sull'addome, sul petto. Ho fatto un cambiamento che proprio non me lo aspettavo. Devo dire che sto avendo dei bei risultati. La parte superiore, ho notato che la pancia è scomparsa. Ho messo su anche massa muscolare, cominciando a definire. Sono riuscito a bruciare un po' di grasso addominale, anche più di quello che speravo, e sono riuscito anche a definirmi. Mi sono riscoperto in un altro corpo solo dopo 30 giorni. E come per magia ho notato che tutto il mio fisico era più tonico, più definito e più asciutto. Mi sono asciugato, mi sono rassodato. Mese di challenge, ho ottenuto buoni risultati. Ma poi ti definisci, che è una cosa fantastica, e credetemi che quando vi dicono Madonna che fisico, è la cosa più bella che c'è.